Ciao a tutti, oggi facciamo finalmente video ricetta russa, da tanto tempo non l'avevo fatto, c'è una playlist dedicata con tutte le ricette della cucina russa, abbiamo fatto le zuppe, abbiamo fatto insalata russa, abbiamo fatto vatrushki, abbiamo fatto pirashki, abbiamo fatto tante cose interessanti. Questo video sarà dedicato invece a una ricetta interessante, particolare, a kroška. Non so se avete sentito parlare, ma è un piatto estivo che non può mancare nelle tavole dei russi. Di solito si prepara con le verdure dell'orto, quello che c'è nel nostro orto in dacia, ed è una zuppa fredda. Quest'anno è caldo come tutte le estati, quindi ora mi sto buttando un po' su insalate, ma anche zuppe fredde. Ho visto che c'è una versione di borscht estiva fredda, quindi è proprio interessante questa cosa qui. Ci sono due modi per fare a kroška. Il primo modo è quello con kefir, la marca non ha importanza, è importante che sia bianco, naturale, senza zucchero, ovviamente, perché è un piatto salato. A kroška c'è o a base di kefir, che sarà da brodo e acqua frizzante, o a base kvass. Non so chi di voi conosce la bevanda kvass, la bevanda analcolica russa. Come vedete, gli ingredienti sono questi: c'è cetriolo, ravanelli, cipolla verde, deve essere verde perché noi mangiamo proprio queste cose verdi qui, prezzemolo o aneto, prosciutto cotto a cubetti o wurstel o salame. O doktorska kolbasa, se avete un negozio russo ci sta bene, doktorska kolbasa. Due uova, due patate grandi, kefir e l'acqua frizzante. Questa è a kroška, come avete visto.
E ora vediamo come vento. Poi sale, pepe e diciamo liquido lo regolate voi da voi. Assaggiamo. Il fatto è che il kefir è sciolto con l'acqua frizzante, comunque le dà quel tocco in più di... È particolare, è un piatto particolare, può piacere, può non piacere. Se trovate quass, provate a metterci quass a posto di kefir, però raffresca davvero. Se vi piace questo tipo di video, che c'ho già un intruso qua, iscrivetevi al canale, mettete like a questo video. Iscrivetevi per non perdere le novità. Scrivete nei commenti che piatto russo o dell'est volete vedere e cercheremo di farla. Vi ringrazio per l'attenzione. Spasiba e do svidaniya. Oh.